Franco Michalizzi, compositore, direttore d'orchestra, insomma un nome e una garanzia. Sì. Hai scritto tante colonne sonore di successo a partire dagli anni 70. Ne citiamo così, giusto qualcuna. Lo chiamavano Trinità, humor e simpatia che rinnovava completamente il genere western. Poi possiamo citare L'ultima neve di primavera. Citiamola. Con questa musica hai fatto piangere, ahimè, milioni di cuori. E poi tanti, tanti polizieschi all'italiana di Umberto Lenzi che... grazie alla tua funky music avevano un ritmo particolare, unico. Quindi ti sei dedicato poi invece ad una produzione di CD che sì, sono un po' lontani da quelle atmosfere. Parliamo dell'ultimo CD, Sirene. Sì, effettivamente non è da paragonare ai polizieschi, ma in qualche modo sì, perché io credo che un compositore abbia sempre lo stesso stile in fondo, quindi cambia il genere, ma il suo stile, il suo modo di vedere la musica, di sentire la musica è sempre quello. Ecco che anche adesso forse cerchi di raccontare in modo efficace delle storie che poi sono sempre le tue. Ma sì, perché ogni storia ha la sua atmosfera, il suo colore, ogni cosa il suo colore, ogni persona ha addirittura una sua caratteristica atmosfera, e le sirene persino. E qual è il brano del CD Sirene che tu ritieni più suggestivo e quale quello più sensuale? Ma io credo che quello più suggestivo sia proprio Sirene, perché dà l'idea generale, come il tema del film. Ecco, questo è il tema del film Sirene, e da questo brano la gente deve subito intuire e capire le sensazioni, le emozioni che io volevo suscitare. Quello più sensuale... Oddio, sono un po' tutti. C'è una nota di sensualità un po' in tutti i brani. Non saprei dirti qual è. La copertina è molto affascinante. Donne sì, di fantasia che sono state create sì, da una giovane disegnatrice. Giovane e molto brava disegnatrice che è Daniela Prata, e ha lavorato sull'idea di Sirene, ha fatto questi volti, io trovo incantevoli, particolari. E le sono veramente grato di questo suo lavoro. Quindi un CD femminile con tanti sì, titoli. Sono veramente tanti, 18 brani. Ben 18, sì, però c'è un nome che mi ha colpito, Happy Love and Fettuccini. Che cosa ci dici di questo Stavo brano? Stavo cercando di realizzare, di comporre uno dei tanti brani del disco, ed è venuto fuori questa cosa, che penso un po' italo-americano. Ci sono i grattacieli, ma c'è anche la pizza, c'è la Coca-Cola, ma c'è anche il vino. E poi c'è una coppia di innamorati che attraversano questa città molto moderna, con allegria. E poi il titolo è arrivato subito, Happy Love and Fettuccini. E poi volevo anche ricordare Valentina Ducrot, che spesso collabora con me per i miei CD, cantando e scrivendo anche i testi in inglese. E questa volta con I Want It All è veramente insuperabile. Parli ancora e sempre di futuro. Io non posso che lavorare per il futuro, ho tanti progetti, ho tante idee, farò sicuramente degli altri CD. Sto trattando per fare, speriamo, una serie di concerti anche fuori d'Italia, e in particolare, se ci riusciamo, in America, dove ci sono tanti miei fans, diciamo, fans che sono italo-americani, ma saranno forse anche americani, considerato che Tarantino ha voluto mettere almeno un paio di miei brani nei suoi film molto grossi, come Prova di morte e come Django. Questo è un disco che racchiude anche una nota affettuosa ad un grande amico che certo, è scomparso. Il brano è Ciao Alex. Ciao Alex, perché da poco era successo che Alessandro Alessandroni, che tutti conoscono, era venuto meno, aveva 93 anni, quindi tutti ad augurarci di arrivare a quella meta, ma mi è dispiaciuto molto, e quindi stavo lavorando a questo disco e mi è venuta l'idea di fargli un omaggio. Ciao Alex è dedicato a Alessandroni, che tra l'altro è quello che ha fischiato Trinità e tante altre cose che ho fatto io e molti altri colleghi, ed è bravissimo.
Il CD Sirene si può acquistare in tutte le piattaforme digitali e anche un disco con un supporto fisico. Volevo chiudere l'intervista accennando anche alla tua autobiografia che è uscita per Viola Editrice. Si chiama, le chiamavano colonne sonore Golden 70s. Sì, le chiamavano colonne sonore perché veramente allora c'era una particolare attenzione e amore, non solo da parte di chi scriveva per il cinema, ma anche da parte del pubblico, e c'era un significato, c'era un qualcosa dietro questa dizione, e le chiamavano colonne sonore. Sì, Sirene, una autobiografia, un futuro piano di concerti. Buona musica, maestro. Grazie e ciao a tutti.